Si chiama Masdar City e sarà la prima città al mondo nel cuore degli Emirati Arabi Uniti a inquinamento zero. L'inaugurazione dell'inizio lavori è stata marcata dalla posa simbolica di una pietra posta da Sua Altezza il generale Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, principe di Abu Dhabi. E tra le danze sospese nel vuoto e video proiettati contro la maestosità del deserto è stato presentato lo stile di vita nella città futuristica. Un budget di sviluppo di 22 miliardi di dollari ha annunciato Sultan Al-Jaber, amministratore delegato di Masdar, di cui 4 miliardi verranno utilizzati per sviluppare le infrastrutture della città. I restanti 18 miliardi arriveranno attraverso investimenti diretti e dalla creazione di vari strumenti finanziari per raggiungere il capitale necessario. La riduzione delle emissioni di carbonio di Masdar City sarà monetizzata grazie al meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto. Oltre ai residenti a tempo pieno, Masdar City, che in arabo significa sorgente, cercherà di attirare e incoraggiare la collaborazione con esperti in trasporto sostenibile, riciclo, biodiversità, cambiamenti climatici e energie rinnovabili. In una zona desertica in cui le temperature possono raggiungere i 50 gradi d'estate, l'energia verrà prodotta da impianti fotovoltaici a concentrazione solare. Non mancheranno impianti eolici e impianti di desalinizzazione e energia solare. I rifiuti saranno riutilizzati, riciclati o finiranno in compostaggio e il trasporto sarà solo con mezzi pubblici. La città, al suo completamento nel 2016, conterà 1.500 imprese e 50.000 abitanti. Sarà dimora di business internazionali e menti elevate nel campo delle energie alternative e sostenibile. La prima al mondo ha zero emissioni, zero auto e zero rifiuti. Masdar ha solo una promessa, sostiene Sultan Al-Jaber, di essere il centro mondiale per le soluzioni energetiche future. This is the city of the future, Masdar.